di te. La vertigine che ho di te. Sono cominciati su tutti i campi le partite del campionato cadetto. C'è adesso anche il Venezia che ha sfiorato il gol. È stata l'emozione del momento, veramente. Comunque. Attenzione, appunto, il Venezia è in possesso di palla. Adesso però stiamo seguendo un'azione del Palermo che si mette lì. Anzi, non è del Palermo, la sta subendo la squadra di casa. Baggio. Sì, sta battendo l'angolo lentella. Baggio lo sta battendo proprio lui. C'è Tardelli al limite dell'area e niente. Non comunque niente su fatto. Tutti i campi, insomma, il risultato è ancora sullo 0-0. Quindi ancora nei primi minuti la situazione deve sbloccarsi un po' dovunque. Prima parlavamo della Salernitana, no? Volevo fare solo un paio di appunti, tra cui il fatto che
la Reghi di Salerno è imbattuta in questa stagione di Serie B. È inviolato. Inviolato, quindi è una partita sicuramente interessante anche quindi, da questo punto di vista, perché forse per la Salernitana arriva uno dei test più difficili. Allora, abbiamo subito il sondaggione, no? Il sondaggione. Riuscirà l'Empoli a sverginare la Reghi? Questi verbi però li vai a usare da un'altra parte, perché qua siamo in diretta, per favore. Sarà l'Empoli. Questo è ciò che la nostra che i nostri ascoltatori vogliono seguire, vogliono sentire. Ma io penso che abbiamo ascoltatori molto più eleganti. A proposito, vorrei un attimo, poi mi levo dalle palle, vi giuro. No, vorrei fare un saluto alla tutta l'under volgare. A tutta l'under 21 della Virtus San Giustino che ci sta seguendo in diretta, vorrei salutare tutti loro. Beh, certo, allora li salutiamo. Domani abbiamo noi anche una partita importante, insomma. Un saluto a Davide Pantano. Sempre lui. Sto ancora aspettando la maglietta. È la spedita con Amazon, quindi c'è un po' di tempo. Una partita, te la porto io a casa. Una partita contro, scusa? Una partita contro la Roma Calcio a 5. Ah, beh, quindi è equilibrata. Una partita equilibrata, no, è un derby, carta, sì. È un derby. È quasi sono tutti i derby, ti dico la verità, però noi invece vanno salutare Emiliano Lalli, sei in ascolto. Il fratello di Edoardo, esattamente. Grande compagno di occupazioni, devo dire. Esatto. Qui stanno arrivando adesso a prenderci le guardie. Se non ci sentite più, insomma, sapete che è così, ecco. No, comunque tornando sul campo. Mi lasciano giocando. Tornando sul campo di Salerno, l'ultimo appunto che volevo fare è su Donnarumma, il grande ex di questa partita, che non sarà in campo perché si è fatto male sabato scorso e quindi non può giocare questa partita. Lui è caputo, stavano che insomma formando. È un po' la pecora nera della famiglia, no? L'unico che non è riuscito a farsi assumere dal Milan, esatto. Insomma, praticamente. Ma forse perché non è di famiglia. Forse non è di famiglia, vabbè, sì, il nome conta. Dice anche Donnarumma della Salernitana. Infatti Il padre fa come ride. Ma penso pure generazioni a venire rideranno proprio. Comunque Marco, intanto Donnarumma era un calciatore da Serie A. Questa qui può andare in vantaggio. Attenzione, un miracolo. Sì, un miracolo. Vero miracolo di Posavec. Di Posavec. L'anno scorso si è fatto riconoscere. Posavec non ha fatto tanto. Intanto bene. Grimi sta facendo di tutto per farsi ammonire, vediamo. Non ce la fa. Posavec era stato sostituito per un periodo anche da Fulignati, mi pare. Ma secondo me posso dire una cosa. Grande parata invece qua. Con la mano di richiamo. Posso spezzare una lancia in favore di Posavec, un portiere che si è fatto notare per gli errori, però spesso non si sono notate le sue parate. Comunque portiere giovane, va detto. Portiere giovane. Comunque, Daniele, te mi chiedevi di Donnarumma. Questa è sicuramente la stagione che lo può lanciare, perché in coppia con Caputo sta facendo molto molto bene, sta segnando tanto. Adesso ha avuto questo piccolo problema che quando tornerà in campo vedremo se riuscirà a dare seguito alla sua grande stagione, anche perché Donnarumma Caputo la coppia gol più prolifica della Serie B, quindi qualche qualità sicuramente c'è. Anche perché secondo me è la migliore coppia a livello qualitativo. Anche insieme al suo anche posto dovrebbe giocare Ninkovic oggi. Che comunque è una vecchia conoscenza pure della Serie A, se non sbaglio. Molto recente, l'anno scorso stava a Genoa. Esatto. Penso sia appunto in prestito. Infatti, poi secondo me era un buon giocatore comunque per il Genoa. Settore offensivo di valore questo. Aveva per anche l'Empoli. Aveva segnato nel derby Ninkovic l'anno scorso. Un bel gol di testa in tuffo. E beh, sicuramente quest'Empoli vuole tornare in Serie A subito. l'acquisto di Caputo, secondo me lo dimostra. Invece questo Bari, Marco, in questo momento è sotto i nostri occhi. Una squadra che sono 5-6 anni che dovrebbe venire in Serie esatto, A, con una grande tifoseria, invece sta sempre un po'. Però quest'anno per provare la salita hanno chiamato Fabio Grosso intanto, come allenatore. C'è un flash dalla Premier. Stavo dicendo che il risultato dell'anticipo era ancora sullo 0-0, certo. Invece l'ha sbloccata il Manchester United. Lukaku forse all'82esimo, partita quasi terminata. L'ha sbloccata, adesso vediamo chi avrà segnato. Intanto da sottolineare che 2 minuti fa aveva preso proprio un palo Lukaku. Marzial porta in vantaggio lo United contro il Tottenham a 2 minuti, diciamo, dal palo di Lukaku. Ancora da subentrato, perché non giocava titolare. Esatto, Tottenham orfano di Kane questa partita, va ricordato. Impegnato nei suoi tour con la WWE, infatti tornerà. Sia lo stesso Kane comunque. No, com'è la classifica in Inghilterra? In Inghilterra la classifica?
Allora, nel senso, di solito l'ha detto alle classifiche, esatto. Con questa vittoria, se dovesse finire così, il Manchester United tornerebbe al secondo posto, scavalcando proprio il Tottenham. Hotspur. Mentre al comando c'è l'apparentemente inarrestabile Manchester City, che su 9 partite giocate, l'altra, la decima, ce l'avrà oggi alle ore 16. Sì, appunto, quota 25. Poi c'è lo United a 23. Il Tottenham. Scusa un attimo se ti interrompo, ma c'è da Salerno. Infortunio di Bernardini. Sì, subito il cambio. Cioè, si infortuna il pilastro centrale della difesa, no, Daniel? Alex Bernardini. Anche si tocca... l'altro anno abbiamo sottolineato l'importanza di Bernardini per la Salernitana. Sì, attenzione, qua l'Empoli però era fuori gioco. Rischioso. Comunque, sì, una Salernitana possiamo dire. Agguerrita. Sì, ma più che altro è in difesa falcidiata, perché si è fatto male adesso Bernardini, sta anche fuori Perico, ma anche Tuglia non gioca perché è fuori per infortunio, quindi è una difesa veramente... Adesso una serie abbastanza moscetta, con 0 tiri come, nei primi 10 minuti di come, a Palermo. Come negli anni ci ha tanto abituato, insomma, la serie B... Quando non fai la schedina, tutti gol, quando, tutti esatto, over... Quando hai gli under, escono gli over, ma a proposito di gli under, dopo parleremo... Under. Comunque, parlavamo della Premier League, male Everton e Liverpool. Male Everton e Liverpool, soprattutto l'Everton che si trova in questo momento in zona retrocessione, il 18° posto, ma vorrei sottolineare invece come squadre ad esempio come il Watford, il Newcastle e il Burnley stiano vivendo insomma un periodo di grande forma, si trovano rispettivamente al 6°, 7° e 8° posto a diciamo 3 punti potremmo dire più o meno dalla zona Champions, che insomma è occupata al 4° posto dal Chelsea, a pari punti con l'Arsenal a quota 16. Quindi diciamo c'era entusiasmo sia per la nuova stagione di Klopp, sia per i grandi acquisti dell'Everton, che pur ha ceduto Lukaku, comunque sì, ha fatto grandi acquisti anche a centrocampo, Klaassen, Rooney, ma sta appunto però, deludendo. Sì, però ecco, forse diciamo, ecco, Rooney forse sta un po' arrivato. Vabbè, era però... un po' romantico. Però era romantico, diciamo, però sicuramente Rooney non sta andando male, diciamo, sta comunque segnando i suoi gol. Certo, bisogna dire forse che l'Everton ha costruito un progetto diciamo di media lunga durata, perché si è preso tutti i giocatori giovani come Sandro Barkley, anche molto bravo secondo me, Barkley che ce l'ha già, Klaassen, appunto, tutti i giocatori che appunto sono giovani, sono tutti under 21. Diciamo quindi... che l'Everton comunque sta fallendo miseramente, dato che alcuni bookmaker lo davano tra i favoriti alla vittoria dell'Europa League. E con questo non sto citando Daniele Adani assolutamente, che lo dava come favorito alla vittoria. Intanto tra poco uscirà sicuramente dal gruppo dell'Atalanta, che vede saldamente in testa Atalanta e Lione. Sì, beh, certo, anche perché l'Everton anche... Soprattutto l'Atalanta, poi ne parleremo. Contro l'Atalanta che ormai passeggia in Europa League, tranquillamente, fa risultati ma assurdi. Ma sì, avremo modo... pareggia, cioè Lione dell'anno scorso cadde anche la Roma, anche se quest'anno manca la Lacazette. Lione si ha veramente rivoluzionato la squadra, sì, anche là si sta puntando a un ringiovanimento generale. Però invece, tornando sulla Serie B, cioè, mi viene in mente adesso questo Venezia di Filippo Inzaghi, che sta andando davvero molto bene. A gonfie vele. Sì, sta andando a gonfie vele, sicuramente una squadra che è lì a giocarsi in testa le proprie chance. Insomma. Diciamo che i fratelli Inzaghi quest'anno vanno, dai, sono di moda. Sì, sono dimostrati una coppia di allenatori molto... Sì, è stato anche coniato il nuovo termine, no? Proprio da Montella in una conferenza stampa in cui parlava di André Silva, che ha bisogno di inzaghizzarsi, no? Come... Poi secondo me André Silva è tutto un altro giocatore, più tecnico. Inzaghi. Beh, sì, Inzaghi... Non so dove l'ha pescata Montella questa cosa, diciamo. Diciamo che a livello tecnico, ecco, non avrebbe nulla da invidiare André Silva al buon vecchio Inzaghi, ma... Insomma, sappiamo tutti la carriera di Super Pippo. Anche è vero che, ad onor del vero, Inzaghi ha avuto centrocampi migliori di quello del Milan di quest'anno. Alle sì, spalle, certo. A supporto. Sì. Però. Particolare, ricordo quello con Kakà e Seedorf e Pirlo. Centrocampino insomma. Così, che diciamo, via che sia, è quello. Che poi Gattuso, cioè, insomma, era lì a fare esatto, un po' di... Fare un po' di legna. Sì. Quella che la fa Montolivo al Milan. Sì, sì. Con la stessa rapidità e velocità di esecuzione. Invece, sempre per parlare di Inzaghi, volevo appunto chiedervi, ecco, se secondo voi come ha fatto a calarsi in questa mentalità del Venezia, perché se poi ci pensiamo lui era partito dalla Serie A col Milan. Sì, partito, ma soprattutto